Buongiorno carissima famiglia senza nome, io sono Mike senza nome e quest'oggi andiamo avanti con la nostra avventura scimmiesca. In poche parole, il signorino qua, il tizio che vedete sulla vostra destra, è una scimmia, cioè sono tutte scimmie, è un villaggio di scimmie, ok? Questo è voi Sims delle scimmie. E visto che voi Sims delle scimmie, io mi sto portando avanti con le generazioni. E come faccio a fare sta roba, vi domanderete? È semplice, in quest'oggi impareremo a fare cose interessanti e poi impareremo anche a craftare delle cose ancora più belle, cioè nel senso vediamo quello che è il sistema del crafting e andiamo poi a esplorare, facciamo cose sempre più pericolose e più evolute. Quindi la prima cosa da fare è quella di sdraiarsi, chiamare la partner in maniera proprio sexy e iniziare a fare bunga bunga. Non c'è dato sapere quello che sta succedendo, ma c'è una nuova gravidanza per cui possiamo finalmente partorire. Una bella famigliola felice. Molto bene, un nuovo piccolo. Abbiamo addirittura 5 piccoli adesso. 5 piccoli, quindi ci piacciono i 5 piccoli. Il signor Otto, come potete osservare, sta avendo fame. E la fame sta influenzando sulle mie abilità. Andrò quindi a mangiarmi delle bacche, prima di tutto. Queste sono semplici, no? È banale come cosa. Quindi, eccolo là. Il cibo è stato soddisfatto. Ma ci va bene mangiare così la prima schifezza che troviamo? La risposta è probabilmente no. Prenderemo quindi un rametto secco, un rametto secco bellissimo, e andremo qua nella nostra base. Cambiamo mano, mettiamo dall'altra parte, vediamo se riusciamo a trovare qualche sasso. Dovrebbe esserci un sasso da questa parte, da qualche parte. Dov'è il sasso? Qualcuno ha visto il sasso? Scusate signori, nessuno? Tocca andare a cercare il sasso là fuori. Nel frattempo sapete che facciamo? Prendiamo in spalla un piccolino, perché è importante avere sempre i piccolini con noi, perché imparano cose nuove. E ovviamente non prendere tutti i piccolini, perché se facciamo una brutta fine rimane in mezzo alla natura e potrebbe venire pappato o altre cose molto brutte. Di conseguenza cerchiamo da che parte si trovano i sassi. Usiamo la nostra intelligenza elevata. Cos'è sta roba? Basalto, il basalto. L'intelligenza l'abbiamo maturata e non è garantita. Attenzione, perché adesso ancora nel 2019 c'è che l'intelligenza, insomma, l'ha persa. Se l'abbiamo maturata all'epoca, è stata persa nel frattempo. Ma per non saperne leggere, scrive il buon caro Mike, si mette qua, tra l'altro vicino alla base, e vi mostra come si fanno le modifiche importanti. Le modifiche si fanno essenzialmente così. Quando entriamo nella stazione di modifica abbiamo un bastone, un ramo. Ramo che noi, adesso tenendo schiacciato ovviamente il pulsante da questa parte, quello che succede è che iniziamo a mazzolare. Se mazzoliamo troppo forte distruggiamo questo oggetto, ma noi non vogliamo distruggerlo. Quindi quando sentite il click rilasciate RB o R1. Questo, insomma, quello che c'è scritto di modificare. Avete sentito? Click. Eccolo là. Molto bene. Ok, così si fa. Quando sentiamo il click.
Nuova modifica, scoperta, battere. Siamo dei geni, cavolo. Abbiamo imparato a battere con una pietra. Incredibile. È un processo piuttosto lungo, signori, ma in teoria quando finiamo non succede questa cosa, perché ci fermiamo prima, ovviamente. Io non mi sono fermato prima, ho fatto un pasticcio, quindi mi tocca andare a riprendere a fare un altro bastone, maledizione. Eccola qua, finalmente, questa volta mi fermo prima. Siamo riusciti a farci un'altra bellissima lancia, quindi questa volta buttiamo via la pietra e abbiamo due bellissimi attrezzi. Direi che per non sapere leggere e scrivere chiediamo a questa signorina, o questo, chi siete? Dal davanti direi che è una signorina, ma direi che va bene così. E quindi cambiamo mano, così abbiamo la mano principale. Chi sei? Chi? Adulto o femmina? Va bene, single, come fai a essere single? Non lo so, ma ce ne freghiamo e andiamo un po' a esplorare il mondo. C'è un qualche punto laggiù che vogliamo esplorare. Allora, senza saperne leggere né scrivere, ci buttiamo in malo modo, tra le altre cose, sopra un albero, e ci buttiamo anche sopra quest'altro albero, e quindi iniziamo ad andare. Andiamo a esplorare dei nuovi territori, perché siamo finalmente abbastanza pronti, voglio dire. Abbiamo pure un'arma adesso, in teoria. Non che questa probabilmente ci possa essere tanto utile per salvarci il Kyul, però cerchiamo di fare del nostro meglio. Come potete vedere, insomma, la foresta ci è d'aiuto fino a un certo punto. Ok, perfetto. Mamma mia, quanta esperienza, quanta bellezza. Ovviamente questo gioco è bellissimo. Se vi piace, fatemi sapere nei commenti quello che ne pensate, perché sapete, è bello vedere le visualizzazioni, ma è anche bello poter parlare con qualcuno, cioè poter interagire con qualcuno. Siamo arrivati in cima a un albero gigantesco e vorrei fare un salto della fede. Mamma mia, che salto della fede che ho fatto. Incredibile, cioè stavo per rompermi l'osso del collo praticamente, però no problem. C'è del fumo. Porca la miseria, e quello è un mega serpentone. Orco cavolo. Ci possiamo concentrare su di lui e identificare, ma non sono sicuro di voler scoprire anche altro di lui. E senza sapere leggere e scrivere, il buon caro Mike si allontana piano piano. Siamo arrivati, bella. Siamo arrivati. Cos'è sto posto? Punto di riferimento scoperto. La cascata della scogliera. Interessante. Quando siamo in questa nebbia è perché semplicemente ci stiamo cacando in braghe. E allora l'unico modo per uscirne è quello di ragionare, usare l'intelligenza, gli odori, annusare. E una volta che abbiamo fatto praticamente tutto ciò, vede che compare dintorni razionalizzati, quindi raggiungi una zona di conquista, in maniera che noi possiamo praticamente espandere i nostri orizzonti. Adesso non so esattamente in maniera elegante come possiamo fare, ma noi ci andiamo così. Abbiamo visto che c'era una... Eccola là, la luce in fondo al tunnel. Quindi usciamo da questa parte. Capiamo che c'è la VIP che è qua, che ovviamente sta facendo gli affari suoi. Per non impazzire dobbiamo comunque continuare a riempire la barra della ragione, esplorando e sentendo odori, profumi, cose già conosciute, capite? Come si fa ad arrivare alla sfera? Porca miseria! Supera la paura! Supera la paura! Ok, ho superato la paura, ma nel frattempo mi sono rotto una gamba. Perché? Perché tipo mi sono buttato giù e ovviamente sapete, per una scimmia stare giù non è il top. Ma se non altro abbiamo scoperto un nuovo territorio, abbiamo ampliato i nostri orizzonti. Adesso ci dovrebbe essere la mia compagna. Compagna scimmia da qualche parte. Non so esattamente dove. Ok, mi risponde. È lì da qualche parte. Però quel tizio lì non ci piace. Ok? Questo signore qua non ci piace più di tanto. È un alligatore. E questo ci mette un po' a disagio. Adesso, per risolvere la problematica della gamba rotta, quello che dovremmo fare è essenzialmente raggiungere
questo fiore qua giù, signori, ok? Perché vedete che l'equisetto è quello che cura, in poche parole, la rottura di gambe, le ossa. Saremo zoppi, quindi la nostra aspettativa di vita diminuisce in tutta questa fase, perché ovviamente avere un handicap non è il top in queste situazioni, in queste condizioni. È qua il fiore, ok, perfetto. Quindi sperando che nessuno ci mangi nel frattempo, cerchiamo di arrivare vicino all'acqua e iniziare a mangiare sta roba voracemente. Ok? Riusciamo a toglierci la gamba rotta, a curarcela la gamba? Perfetto. L'altra problematica che ovviamente insorge è il fatto che ci abbiamo freddo e il fatto che c'è qualcheduno che si sta avvicinando, quindi iniziamo ad aver paura. Porca la miseria, abbiamo appena scampato una tigre, la gente a sciabola. Mannaggia te. Avete visto anche voi? Ok, sì, l'abbiamo vista tutti, bene. Mi sto domandando quando mai affrontare un alligatore è stata una buona scelta, ma... perché ce n'è uno proprio lì, ma c'è qualcosa che dovremmo scoprire qua sotto. E che sta fumando anche. E quella che cacchio è? Aspetta. Odorare. Concentrati. Cos'è sta cosa? Scusami. È una roba viva? È morta? Che è? Scopri. Ok, scopri. Nuovo allemagno selvatico scoperto. Aha, il porcello di bosco, detto anche cinghiale, l'antenato del cinghiale. Il porcello di bosco però suona decisamente meglio. E quello ci vuole fare il chiulo. Bene, quello vuole farci il chiulo. Adesso, io con questo personaggio c'ho la scimmia, ok, sulla schiena. E per saperne leggere e scrivere, quindi vorrei semplicemente cambiare, quindi, il personaggio, diventare la donnina, e adesso sono io a dare gli ordini, in teoria. Ma smetti di aver freddo. L'alligatore, eccolo! Proviamo a intimorirlo! Vattene via! Ok, non è intimorito. Abbiamo fatto scappare... cosa è appena successo? Abbiamo fatto scappare un coso? No, non aver paura. Non aver paura, sali su un albero. Non impazzire adesso. Dopamina bassa, me ne sono accorto anch'io. Annusa cose belle. Annusa cose belle. Annusa. Annusa. Ok, bisogna andarsene. Bisogna andarsene perché sta arrivando un qualcosa di quadrupede. Sarò stato anche bravo a far scappare. Eccolo là, infatti, bastardo. Ah, ma no, quello è il cinghiale. Ok, allora, fammi annusare cose, dai. Fammi tirare su sta dopamina. Ecco, questo è quello che stavano cercando. Queste foglie degli alberi sono perfette perché ci servono per, appunto, mangiucchiare. Prendiamo l'arma dal maschione. La cascata sarà anche bella, ma non c'è una grotta. Oh, oh, oh. Ehi là, ehi là, lasciami stare, brutto creatura malvagia. Ma la smetti di attaccarmi a Katsum, bastardo. Hai voluto mangiarmi. Vai via. Au, aug, aug. Faccio cadere in testa le robe, bastardo. Vai a quel paese, ho capito, Trigger. Ok, ok. Non abbiamo ancora capito come si ammazza la tigre. Però l'importante è che siamo tutti sani e salvi. Anche se sto sanguinando. E dovrei andare in cima agli alberi, perché è lì che si trova giusto la fibra. Eccola, la fibra di capo. Applica fast. Ok.
Curiamoci, curiamoci. Siamo diventati praticamente degli esperti di sopravvivenza. Grande Mike, grande. Hanno cercato di farci fuori praticamente 5 creature fino a questo punto della storia. Ma oggi non vogliamo lasciarci a pelle. Vogliamo sopravvivere, vogliamo essere indistruttibili. Dove sono porca la miseria. Porca la miseria. Porca, meno male che c'ha la testa dura, ragazza. Salta su un albero, va, che siamo senza rami, senza niente. Oh, che fatica, madonna santa. Ma c'è anche il boa. Ma quanta roba c'è qua. Pitone delle rocce africane. Ma porca la miseria, ma che hanno scoperto la giungla in poche parole quest'oggi. Sali su con quel bambino. Ho intimorito un pitone delle rocce. Porca la miseria, quante cose che riesco a fare. Riesco a intimorire pitoni, cinghiali, alligatori. Ma non riesco ad arrivare a 10.000 iscritti. Ma che è sta storia? Cioè, c'è qualcosa che non funziona, ragazzi. C'è qualcosa che YouTube non dice. Allora, siamo in cima a un albero. I miei omuncoli qua sono entrambi molto stanchi perché non riposano da un bel po'. Quindi cambia mano e dai un bastone. È l'unica roba che riusciamo ad avere, perché qua sugli alberi, sapete, è difficile trovare sassi, viene fuori. Quindi cambiamo mano ugualmente e ci facciamo un bastone semplice. Ecco qua, un bastone semplice dovrebbe bastarci. Adesso bisogna capire come fare a scendere là sotto. C'è un albero gigantesco, ma secondo me farò un volo della Madonna e mi spiaccicherò male, come mio solito. Molto spesso gli alberi non sono messi in maniera utile, quindi ci tocca sempre trovare qualche strada alternativa. Perché qua sopra sembra esserci un po' un paradiso fiscale, volevo dire un paradiso, un posto dove potersi riposare tranquillamente. Non sarà il posto più bello che c'è, però ci permette quantomeno di prendere questa roba, mangiucchiare un pochettino. Decidiamo quindi di sdraiarci qua in mezzo al nulla, signori. Dobbiamo assolutamente dormicchiare un pochettino, perché se no facciamo veramente una brutta fine. Più che altro perché siamo stanchissimi. Non mangiamo, non beviamo da un bel po'. Abbiamo esplorato in maniera efficace ed efficiente. Tra le altre cose, mi devo anche muovere abbastanza velocemente, perché mi sono accorto tipo solo adesso che l'altro tizio sta morendo per lo stesso sanguinamento che c'avevo io prima, perché per qualche motivo lui non si è curato quando mi sono curato io. Quindi sì, interessante come concetto. Ma qua abbiamo trovato? Sì, abbiamo trovato. Bene, possiamo prendere sta roba? Afferrarsi, grazie. Quindi saltiamo qua giù e sentiamo qualcosa fare dei rumori molto, molto poco piacevoli. Anche perché c'erano solo creature poco piacevoli all'epoca. Di conseguenza ci buttiamo su questa parete. Sulla parete è più difficile scalare, ma noi ce la facciamo ugualmente. Vero? Sì. Sei qua, bello? C'è un dannato serpente. Quello ci mancava. Ok, stai meglio adesso? Perché prima avevi un aspetto abbastanza da schifo. Sì, sta un po' meglio, ma è il caso di portarlo a casa, perché sta spedizione ci sta portando alla rovina. È decisamente interessante il fatto che comunque stiamo evolvendo i vari aspetti, che sono ovviamente l'udito piuttosto che la vista, piuttosto che appunto l'intelligenza, in base all'utilizzo che ne stiamo facendo. Questo è bellissimo, secondo me. A parte questo, abbiamo sbloccato anche la reazione acuta da stress, che non so esattamente che cos'è, ma lo vedremo tra poco. In poche parole, tieni premuto A per prepararti a schivare o a contrattaccare. Aha, nuova abilità imparata. Questa mi serve quindi come abilità della generazione. Attenzione, qualcos'altro di nuovo. Controllo della presa. Dopo il collegamento, la probabilità di lasciar cadere un oggetto a seguito di una schivata sarà diminuita. E ovviamente ci serve sta roba. Se no, prima, quando abbiamo schivato quei 1000 attacchi, abbiamo perso la lancia tipo al primo colpo. E non possiamo combattere se perdiamo le armi, giusto? Bene, questo significa che adesso andiamo sulla generazione e possiamo scegliere 5 punti da spendere, ovviamente, in queste abilità. Manipolazione degli oggetti non è così importante, neanche maneggiare è così importante, ma reazione acuta a stress e il controllo della presa sono importanti, e ovviamente quelle altre sono un must, quindi me le ha collegate da solo, bastardo.
Autoaffermazione: i membri del clan sono in grado di imitare automaticamente un gesto immediatorio o superare la paura. Assolutamente vogliamo superare e imparare tutte queste cose. Purtroppo ci sono tante altre cose che dimenticheremo appena facciamo il cambio della generazione, ed è questo il momento quando passeremo a un'altra generazione. I piccoli crescono, maturano, e quindi ecco che invecchiano. E coloro che erano vecchi, ovviamente, è la vita, insomma, capito? 15 anni dopo, 15 anni. Ho potenziato lo sviluppo neurale, la mia progenie in stato iniziale, molto bene. Adesso ci troviamo con, ovviamente, 4 anzi e 5 anzi, sì, 5 giovani. Questa cosa ci piace. Dovremmo però pensare a fare dei piccoli, perché se no, sapete, è un po' difficile progredire. Dovremmo anche pensare... Che è? Ci stanno le ossa di nonna? Ma sul serio? Ma guarda che schifo! Morto da 15 anni, giù! Ok, ma non è che puoi lasciarmi il cadavere in giro, cioè... Ancora non lo stiamo seppellendo perché siamo delle capre, però a prescindere da ciò, signori, volevo vedere prima di concludere. Mi sa che non. Mi saranno delle erbe specifiche, non si possono usare le prime erbe che capita. Bene. Lasciamo. Andiamo a vedere quindi l'evoluzione. E vedete che si parte già di base da questa cosa. Dobbiamo ancora sbloccare nuovamente i sensi e cose così. Quindi diventa un po' un grind dopo un po'. Però tutto sommato, fino a questo punto ci piace. Ci troviamo più o meno a 9,99, capito, milioni di anni. E possiamo fare anche 5 nascite e una morte, ok? Quando ti evolvi in un'altra era, tutte le mutazioni neuronali spontanee non assimilate degli adulti e degli anziani scompariranno. Questi neuroni potranno riapparire in futuro nei piccoli. No, non voglio procedere, non so esattamente cosa vuol dire, non ho capito assolutamente nulla. E quindi dovrò essenzialmente ancora lavorare, ma... soprattutto non ho abbastanza energia neuronale perché non ho dei bambini. Quindi dovremo essenzialmente occuparci di procreare e fare altre cose. Ma lo faremo nel prossimo, ovviamente, episodio. Siamo a 18 anni e 283 giorni. Io sono Mike Senza Nome, spero sia stato di vostro gradimento. Quindi ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi, passo e chiudo. Ciao.